ragazzi, mi mancava tantissimo registrare un'ora di fila. Scherzo, non mi va per un cazzo. Però si deve fare perché è uscito finalmente Love Island Italia, questa nuova produzione di Discovery Plus, dove c'è un'isola con dei ragazzi single. Non ne ho idea, non so, so solo che è condotto da Giulia Dellis. Ho detto, facciamo la reaction al primo episodio, vediamo come va, vediamo se ci piace. Se ci piace lo continuiamo, se non ci piace, al cazzo. Quindi siccome la puntata dura 53 minuti, è già uscita anche la seconda puntata, che farò se questo video raggiunge i 50 mi piace. Che alti oggi, che problema. Ragazzi, ma prima di passare al video voglio parlarvi di Vivid. Vivid è un'app bancaria che integra in un'unica soluzione investimenti, risparmi e pagamenti. In particolar modo oggi voglio parlarvi di due interessantissime funzioni che tutti noi dovremmo utilizzare, ovvero gli investimenti, ma soprattutto il cashback. Difatti è possibile investire direttamente all'interno dell'applicazione senza per forza dover spendere una barca di soldi, ma si può iniziare davvero anche con pochissimi centesimi. E oltretutto potete scegliere tra più di 1000 azioni sia europee che statunitensi. Inoltre, gli investimenti sono tutti senza commissioni. Sull'app, tra l'altro, è presente anche un portafoglio di criptovalute ed è possibile sia comprare che vendere queste cripto. Tutto sempre direttamente all'applicazione, senza passare da siti terzi, ma si fa tutto all'interno di Vivid. Oltretutto, Vivid, essendo a tutti gli effetti una banking app o app, ha anche un suo conto con cui possiamo effettuare operazioni online, ma anche offline. Quindi ad esempio pagare banalmente, sia online che offline, nei negozi fisici. E sempre all'interno dell'app è possibile gestire fino a 15 IBAN differenti. Ma possiamo richiedere, volendo, nel caso la volessimo, una carta proprio fisica, la carta vera di Vivid, che è una carta molto particolare, perché su di essa non ci sarà stampato né il numero della carta, né il nome, né il CVV. Praticamente sarà una carta anonima. E questi dati li troviamo unicamente all'interno della nostra app, ovviamente collegata alla carta. In questo modo, se ci dovessero rubare o ad esempio perdiamo la carta, chiunque la ritroverà, raga, non ci fa niente, perché effettivamente non hai dati per poterla utilizzare. Vivid, oltretutto, come vi ho detto all'inizio, include anche un sistema di cashback davvero pazzesco, perché vi permette di recuperare fino al 25% della somma spesa, sia per i pagamenti online che per quelli offline. Ma in che cosa consiste il cashback? Questa parola che ultimamente viene tantissimo utilizzata. Il cashback consiste in denaro che il cliente effettivamente può recuperare quando effettua acquisti in dei luoghi speciali. Per esempio, acquistiamo su Amazon, raga, utilizzando Vivid, ci verrà restituito fino al 25% della somma spesa. Cioè proprio ci vediamo sul nostro conto il 25% di quella somma che andiamo a spendere come bonifico sul nostro conto. È una figata sta roba. Ovviamente il cashback e la percentuale di ritorno in denaro varia in base ai negozi e agli acquisti che andremo a effettuare. Ma tramite questa pagina dedicata all'interno dell'applicazione possiamo vedere tutti i cashback più convenienti in questo momento. Quindi ragazzi, che dire, non usate quest'app soprattutto per il cashback, che è una roba incredibile. Cioè, l'avessi scoperta prima avrei tipo risparmiato un sacco per tutti gli acquisti che ho fatto nella mia vita. Quindi ringrazio Vivid ovviamente per la collaborazione in questo video, e vi lascio ovviamente il link qua sotto in descrizione per poterla scaricare e usufruire di tutti i vantaggi che Vivid vi offre. Non mi pare questa un'isola. Dove sono andati? Nel deserto? Da notare come hanno sapientemente oscurato il logo del telefono con un pezzo di scotch. Ottimo. Invidia, amore, tra quelle dune sei la mia Cleopatra. Ma che cazzo è Malgioglio? Ma chi è al telefono? Sei regina del deserto. Molla paletta e secchiello. È arrivata l'ora X. Favoliziosa. Ma non capisco chi è al telefono. Ma qua è, picciò? Ah, questi qui sono i amore. Abbiamo Cesare, Rebecca, Cristina, Christian. Ma quanti sono? Giulia? Sono un delirio. Manuel. Buonasera, signor Manuel. Chisso è nella neve, fatta palesemente col polistirolo. Abbiamo Daniel, Monica. Complimenti a Monica. Abbiamo Dennis, eccolo qui. E Kid sta sognando l'isola di Love Island. Che burro l'intro. Ecco, lui probabilmente sarà quello tranquillo del gruppo, credo. Love Island chiama Wolf. Sei pronto a innamorarti? Bene. Quindi questi probabilmente, anzi sicuramente, sono i concorrenti. Wow, che bella villa. Diciamo, si vede che avete i soldi. Il mix perfetto tra mare, sole, ragazze e ragazzi che non vedono l'ora di innamorarsi.
tra pochissimo. Quindi lo scopo della serie, del programma è far innamorare sti ragazzi. Emozionatissima perché è la prima volta che li incontrerò di persona. Loro per noi saranno i lovers ed è proprio qui che vivranno un mese intero fianco a fianco con un solo ed unico obiettivo. Porco d'un mese! Comunque quanto è figa Julia Dallis. E chi meglio di me può dirlo? Perché l'amore è come il fuoco, non sai mai se ti scalderà il cuore o se ti brucia il culo. Ah no, grazie all'app ufficiale di Love Island Italia avrete la possibilità di votare la vostra coppia preferita, che vincerà un premio di 20.000 euro in gettoni d'oro. Ah, 20.000 euro in gettoni d'oro, complimenti, siete ricchissimi. Che dite, iniziamo? Amore, dai, iniziamo, signorina. Wanem, Wanem, queste sono le prime concorrenti. Di cosa stiamo parlando? Mamma mia, è piena di telecamere sta casa, certo. Ovunque ci sta, buono. Stiamo sognando. Non so perché mi ricorda tantissimo Ex on the Beach. Spero sia cringe abbastanza, ragazzi. Mi immagino già, mi prevedo del cringe comunque. Ma poi più che altro c'è, è proprio il fatto dei ragazzi. Cioè io veramente sei curiosa? Sì, tantissimo. Madre, voglio il ragazzo. Madre. Allora, questa è di Melania. Ha una forte attrazione per attrazioni, i ragazzi mulatti, mi piacciono tantissimo. Cioè, ah, bene, dai. Lei è Cristina. Benvenuta Cristina. Dello stare insieme ad un ragazzo mi manca per sentirmi desiderata. Ah. Mi chiamo Cristina, ho 23 anni. Da dove viene? Dalla provincia di Mantova. Di Mantova. E lei invece come si chiama? No, Cristina è Monica. Ok, a lei piacciono gli egocentrici. I ragazzi egocentrici. Una che proprio non le interessa apparire, foto. Cioè, io sono proprio l'opposto. Ah. Sono Monica, ho 24 anni e vengo da Roma. Segni particolari, non ho social. Segni particolari, non ho social. Non sei adatta a questo programma. Cioè, io spero che lei si sia aperto Instagram prima di entrare all'interno di questo programma TV. Ho lavorato in economia e management. Lavoro in una società di gestione di immobili industriale che ho ereditato da mio padre. Ma cosa ci fa questa qui? Il tempo per divertimenti spesso non c'è perché hai responsabilità più grandi o scadenze più pressanti. Alla fine tutta l'adolescenza me la sono passata fidanzata. No. Era inconcepibile vivere senza un ragazzo. No, raga, troppo fuori luogo la vedo a lei. Però magari ci stupirà. Magari non avendo avuto chissà quale vita, si rifarà all'interno del programma TV. Incredibile, questa potrebbe nasconderci sorprese succulente. Ma che cazzo stai a dire? Arrivano le altre a bordo della Jeep. Ma guidano loro, no? C'è il driver. Eccola la pazza, raga, è qui. Doveva comprare il costume di una taglia un po' più grande, mi sa, eh? Decisamente, cazzo. Ma perché quando si vedono... Ma perché quando si vedono iniziano a ridere? Cioè, ma così sono divertenti, si divertono guardandosi. Tu degli occhi stupendi. C'era Monica, bella. Bella sorella. Sarà colui che non mi farà mai annoiare. Esiste? Beh, sì, per forza. Sennò io zitta alla vita, no? Certo che esiste. Sto parlando sola. Ho 23 anni e vengo da Milano. Da Milania, eccola la milanesia. Io nella vita vivo. Ma grazie al cazzo. Cerco di divertirmi il più possibile. Ecco, l'opposto di quella di prima. Oh, arriva l'altra ragazza, l'altra concorrente, l'altra girl. Perché penso che arriveranno anche i ragazzi, no? Ma quanti sono? Forse 5 maschi e 5 femmine? Non ho idea, potrebbe essere. Bella, l'oppa! Piacere, Monica. Altissima. Piacere. Lei è altissima. Giulietta cerca il suo Romeo. Ciao a tutti, io mi chiamo Giulietta, ho 23 anni. Sono nata in Alessandria, ma adesso vivo a Milano per lavoro. Ok, ci sta. Oh, chi è che non vive a Milano ormai? La modella. Lei fa la modella, ok, quindi lei la mamma è giusta, è focussata su questo programma, ci sta. La relazione più lunga è durata 4 anni, lui ha 10 anni in più di me, ero piccolina, non ho vissuto l'amore magari... Lui ha 10 anni in più di lei e lei era piccolina. Signori di YouTube, mi dissocio assolutamente. Arriva l'ultima concorrente. Ma ti puoi presentare così, sorella? E la Madonna! Come... Oh! Ma puoi presentarti così? Ma puoi? Giulia! Giulia, benvenuta. C'è il detto, non so se lo sapete questa cosa. Ecco, raga, lei non so perché, ho l'impressione che sarà la pazza del gruppo. Sette rosse, naturali ovviamente.
diventi immortale. Allora la gente mi dice: oh, ma mi rendi immortale per un settimo così? Allora, vabbè, volendo, se è carino si può fare. Se ti fai sette rosse e diventi immortale. Nah, sapevo sta cosa. Non lo sapevo. Mi chiamo Giulia, ho 23 anni, vengo da Pesaro, ma abito a Roma da 5 anni da sola. Lei secondo me ha un OnlyFans. Boh, mi gioca. Così a occhio, mi fa l'impressione che lei ha un OnlyFans. E sbocciolo Santero. Dirmi che sta arrivando lei. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Che cazzo che parla? No, dunque sono cinque ragazze e sta arrivando la De Lellis. E so sei. Hola. Hola chic. No, nessun bonazzo in vista. Arrivo io però. Aspettate. Beh, comunque lei è buona. Sì. Buongiornissimo. Buongiornissimo. Comunque sta villa è proprio figa. Vi ricordo che chi rimane single qua a Love Island. Ah, me coglioni, chi rimane single a Love Island se ne va, smamma proprio. Ma lol. Tra poco formerete le coppie. Sappiate, okay, che tutto potrebbe cambiare da un momento all'altro, perché arriveranno durante questa permanenza qui nella villa i bombshell, dei bei ragazzoni che improvvisamente entreranno e magari vi faranno girare la testa. Ah, bombshell, quindi altre ragazze ancora. I disturbatori, gli impostori. Siete tutte belle. Onestamente sono tutte gran frame. Prima di fare la loro scelta, avranno la possibilità di sapere se qualcuno. Ragazzi, ma questo in sottofondo che parla? Sembra tipo quello che c'è per ora nei TikTok. Allora, fratello, prendi un po' quel cocktail. Ma cazzo, è buonissimo. Tipo i doppiatori delle serie TV americane. Quindi saranno Rebecca, Cristina, Giulia, Monica e Giulietta. Ma che storia pazzesca. Mossa. Tutti pronti? Fatemi vedere che sapete fare, fratelli. Forza così, fratelli. Ma che è quello? Ha detto fratelli, ragazzi, lo sta. Sì, è proprio lui, è lui, raga. Io direi che possiamo far entrare il nostro primo lover. Vai, vai. Ok, quindi ah, il ragazzo se lo scelgono loro. Mamma mia, che su cosa andiamo questa serie? Antonino. Ciao a tutti, sono Antonino, vengo da Partinico, ho 28 anni. Oddio, ragazzi, sono fumato. Ragazzi, scusa, dice, ma perché sei dentro? Mi ha fatto ridere. Vengo da Partinico. Partinico è un paesino vicino a Palermo. Che Giorgio vivevo sempre. Perché tipo dicevo, che fa? Vende da Partinico. E che fa? Sono da Partinico. Ogni tanto ci viene tipo questo. Bisogna dare sempre l'amaro e il dolce in una love story. Quindi se mi viene di fare lo stronzo, una stanza, se posso dire porno, nel senso, con i petali di rosa, tutto bello, le candeline. Ah, fratelli, ma che stai, oh! Ah, ragazzi, sto capincato. Non scelgono le ragazze, ma sarà lui a scegliere le ragazze. La mia scelta è Rebecca. Ti è piaciuta, compà? Eh? E mo, un abbraccio. Esatto. Buonasera. Rebecca e Antonino, siete ufficialmente la prima coppia di Love Island Italia. Che cosa pazzesca, raga. Ecco che arriva il secondo ragazzo, Dennis. E non è Dennis Dosio. Una ragazza, la cosa principale che guardo. Il culo. È il culo. Ha detto veramente il culo. Io scherzavo, vi ho detto in sincro, perfetto. Poi mano a mano salgo e comincio a guardare anche il viso, gli occhi, il sorriso. Poi ti accorgi che è una faccia. Ci sono altre meravigliose ragazze. Ora gli chiede, mamma mia ragazzi, se gli chiede quando deve scegliere, vi prego giratevi perché vi devo guardare il culo, diventa il mio nuovo idolo. Se reputate Dennis interessante, di fare per favore un passo avanti. Qualcuno di voi si vuole fare avanti? Io non so perché me lo sentivo. Io sarei Gionni. Ah, ecco. L'avrei scelta comunque. L'avresti scelta comunque. L'avrei scelta. Tu sei sceso, l'hai vista, era lei. Sì, non è vero, non hai visto il culo, quindi non l'avresti scelta. Menti. Terzo concorrente, Christian. Bella, frate. Lui è il rapper. Lui rappa. Sono tranquillamente. Boom, mi appare la pubblicità di Love Island. Cos'è sta roba? Sono bello, intelligente. Cazzate non ne dico, sono completamente single, perché non provare? Perfetto per questo programma, sono perfetto. Christian, ho 23 anni, abito a Casorezzo, in provincia di Milano. Sono nato in Italia, ma di origine camerunese. Sono attualmente istruttore di Zumba. Bello, raga, lui è il ballerino, quello che animerà la festa nella villa di Love Island, di Italy.
A questo punto, ma secondo me, un passo avanti, la prima ragazza a sinistra sceglierà lui perché aveva una passione per i ragazzi mulatti. Minchia, raga. Subito! Palese, ragazzi. Subito, come hai potuto tu? Si è buttata, ci sta. Sì, lei voleva fare addirittura un tuffo, passare esatto. per la vicina e venire qua. Magari veniva a salvarmi lui, quindi. Oh! Ho un po' di paura che scelga un'altra ragazza, ce l'ho. Perché adesso lui deve confermare o ribaltare la selezione della ragazza. Anche lui subito così, direi che è andato. Ah, ok. GG, dai, bravo, ha scelto lei. Ecco il quarto, Cesare. Tra l'amore e la cucina c'è la sinergia, almeno per me. Tra l'amore e la cucina? Chi fa chef? C'hanno un bel fuoco che le lega. E col fuoco ci si gioca bene e ci si diverte. Sei di Firenze, mi sa. Oh, mi chiamo Cesare, sono un ragazzo di 27 anni, vengo da Firenze. Che strano! E da poco mi sono lanciato nel mondo dell'imprenditoria, aprendo un ristorante. Ah, che l'imprenditore. Rimangono le ultime due ragazze, Rebecca in teoria. E Antonino. Perfetto. Le nostre due single rimaste sono Giulietta e Giulia. Vai, pigliati la rossa. La rossa, secondo me, rossa di capelli. Potete tranquillamente fare un passo avanti, Oh my gosh. La rossa è dura da accontentare, Lo sapevo che sceglieva lei, lo sapevo. Giulietta e Cesare si sono formati. E Giulia è l'unica lover. Esatto. Quindi per forza. Antonino ha preferito Rebecca. Daniel. Marcambo, questo mi sembra che io l'ho già visto da qualche parte, non so. So usare il martello pneumatico, la betoniera, carotatrice, motosega. Che minchia, è un muratore. In un cantiere lo so usare. Figa, è davvero un muratore. Beh, per forza di cose, sì, lui dovrà scegliere la rossa. Ma nessuno. Non so se hai notato, ma sono rimaste tutte proprio impiantate sul posto. Giulia, neanche stavolta, pure questo niente. Giulia è incontentabile, cavolo. Lui può scegliere comunque una ragazza già accoppiata con un ragazzo, se vuole. Daniel, dimmi con chi vuoi fare coppia. Scelgo lei con il costume rosa. Monica. Ha scelto Monica. Dennis, per favore, accomodati pure lì. E mo? Il nostro angolo dei mollati, te lo devo proprio dire così. L'angolo dei mollati? Beh, di sicuro io vado a parlarci, cioè non frega niente. Adesso ci sono due scoppiati. C'è Giulia che è rimasta single. Non mi resta che chiamare l'unico mollato accanto a me. Esatto. Dennis, per favore, vieni qua. Vada in coppia con Giulia. Va bene. Ah, quindi per forza devo andare in coppia con lei. Ci saranno un sacco di sorprese dietro l'angolo, come per esempio l'arrivo di nuove ragazze e nuovi ragazze. Sappiate che il pubblico da casa avrà un ruolo molto importante, perché grazie all'app ufficiale di Love Island Italia avranno la possibilità di influenzare le vostre relazioni. Che burro sta roba, che possiamo modificare noi da casa l'andamento effettivamente delle coppie. Ah, inizia ufficialmente. Ora così aperitivo, usantero, se sboccia e via di ubriacamento. Scala pericolosa. E sta andando tipo a scegliere le stanze. Ma non capisco, ma dormono insieme tipo Grande Fratello. Due letti vuoti abbiamo comunque. È grave questo. Christian e Cristina hanno praticamente i letti già prefatti. E tra un allenamento e l'altro il programma continua. C'è tutta questa villa, palestra, piscina, camere. Io ho bruciato molte tappe nella vita, quindi in generale. Guarda che bell'aperitivo che si fanno seduti in questa piscina. Perché non sarebbe al mio posto. Che bella vita, e noi qui a lavorare. No, sembro tipo, non lo so, raga, un anziano quando dico così. L'anziano saggio. E il ballo. Perché parlano così? La musica e il ballo. E cala la notte sulla villa di Love Island. La prima sera la villa si illumina, si anima. Che gnocchissime. Che gnocche, boia. Se deve sempre, ovviamente, si sboccia sempre santero, come se non ci fosse un domani. E se balla. Cesare riceve un messaggio. Ah, tra l'altro loro hanno i telefoni. I ragazzi hanno parlato ed hanno detto chi tra i lovers è il più desiderato. Sei tu, Cesare. Cesare è il ragazzo più desiderato tra tutti i ragazzini. Attenzione. E mo? Cesare, so che hai ricevuto un sms un po' particolare. E intanto quindi? Accomodati pure dov'è il cuore. E cosa succede adesso, raga? Mamma mia. Ti tengo la gamba. Lei è triggerata perché gli stanno a togliere il bonazzo, giustamente, magari. Che mi è piaciuto molto, quindi già lo vedo magari in una maniera diversa da prima. Però lui ha conosciuto inevitabilmente anche le altre ragazze. Aia!
E quindi? Come vedete qui c'è una box, ti chiedo di pescarne uno. Cosa succede? Spacca la palla, prendi il biglietto, leggi il nome. Rebecca. Rebecca. Che in questo momento fa coppia con Antonino. Avrai la possibilità di fare uno switch di coppia. Cioè, di fare... Dai, no, dai, che fa l'infamata? No, secondo me non la fa, raga, dai. È appena iniziato il programma, non fare la strofa. Oh! Rebecca deve scegliere. È finita nel primo episodio! No, mi ha lasciato proprio così, col fiato sospeso. Maledizione. Bene ragazzi, questo era il primo episodio di Love Island Italia. Spero che come sempre il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se vi piace questo programma. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, così capisco se effettivamente continuarlo o meno. Ci vediamo col prossimo episodio, se mai dovesse uscire. Se non esce, ci vediamo comunque.